Gesù è la vita, e chiunque si affida alle sue parole non vedrà mai la morte. Osservare le parole di Gesù significa entrare in alleanza con Lui, il Creatore e Salvatore. Per sentire le sue parole bisogna fare silenzio. Nel silenzio Dio sussurra al cuore parole d'amore. Non è facile fare silenzio in un mondo che fa rumore. Per riuscire a entrare nel silenzio dobbiamo allontanarci da ciò che fa rumore. La parola di Dio è lo stesso Gesù, il Verbo fatto carne. È di Lui che hanno parlato i profeti, è Lui il compimento delle promesse del Padre nell'Antico Testamento. Gesù è la risposta a ogni domanda. Meditando sulle parole del Vangelo di oggi, pensiamo: chi è Gesù per noi? Anche se lo confessiamo Dio e Salvatore del mondo, lo consideriamo veramente il nostro intimo e unico Salvatore? Le nostre decisioni sono basate su quello che Egli ci insegna nel Vangelo. È facile essere cristiani con il solo nome e non vivere una vita cristiana. Chi ama Dio osserva le sue parole. Riesci a mettere in atto il Vangelo nella vita quotidiana? Davanti ad una difficile decisione, ti metti in ascolto delle parole di Dio? Sai fare silenzio? Che cosa fa più rumore dentro di te?